Ciao ragazze, oggi voglio parlare a quelle donne che iniziano a vedere i primi segni di invecchiamento. A cosa mi riferisco? Le zampe di gallina, no? Le rughe nella zona oculare, contorno occhi, nella zona del contorno labbra, quindi la ruga marionetta, il codice a barre, e che però hanno paura allo stesso tempo di sottoporsi a filler, trattamenti iniettivi, diciamo, che potrebbero aiutarle. C'è un'alternativa, secondo me, a questa cosa, e questa alternativa si chiama dermopigmentazione. Voi direte: vabbè, cosa c'entra il tatuaggio con le rughe? In effetti, dal punto di vista riempitivo, nulla, però da un punto di vista di impatto visivo, tantissimo. Proviamo a pensare a un contorno occhi. Ci sono persone che hanno la palpebra addirittura cadente, che quindi hanno bisogno di fare una blefaroplastica. In quel caso, fare un'arcata sopraccigliare tatuandola in maniera perfetta innalza, fa una sorta di mini lifting a quell'occhio. Addirittura le borse si notano meno in un occhio quando noi cerchiamo di tiriamo sullo sguardo. Ovviamente, ragazzi, la dermopigmentista deve fare un lavoro perfetto, questo alla base, non sto neanche qui a parlarne. Le labbra, poi, provate a pensare a un contorno labbra. Ci sono donne che hanno il labbro superiore che non esiste. Molto molto sottile rispetto al labbro inferiore. Anche solo regolarizzare e sistemare una situazione di questo tipo significa dare un'armonia al volto, no? Allo stesso modo, i tatuaggi, il trucco semipermanente di oggi non tatua solo il contorno delle labbra, ma tatua anche la mucosa all'interno, e questo dà un effetto rimpolpante che somiglia moltissimo all'effetto di un filler, per esempio. Fermo restando che questo non va assolutamente alla causa dell'inestetismo, chiariamolo bene, ma non penso che voi lo crediate. Per questo motivo si chiama trucco e non si chiama, non so, trattamento definitivo. Però a volte creare un impatto visivo, credetemi, aiuta tantissimo ad ingannare un pochino, no? E a permetterci un lasso di tempo maggiore, o comunque di aspettare un po', per sottoporci a trattamenti un pochino più invasivi, per così dire. A questo proposito, ragazze, di professioniste ce ne sono tante, però cercate di farvi fare una consulenza veramente dettagliata, che vi studi ovviamente il volto, le nuance, i colori che utilizzeranno, e che vi faccia una prova, cioè comunque un disegno che vi faccia capire quello che sarà il risultato poi finale. E io aspetto ovviamente, come sempre, le vostre foto. Sono qua che attendo solo questo. Un grazie, buona giornata a tutte e buon proseguimento.